Non avere bisogno di nessuno. Frase un po' dura, ma con un grande significato. Quando hai bisogno di qualcuno, significa che hai qualche mancanza interiore da colmare. E tentare di farlo con le persone può essere pericoloso e addirittura doloroso. Perché le persone vanno e vengono, e invece tu rimani con te stesso ogni giorno della tua vita. Per questo motivo credo che in questi casi si debba fare un lavoro su se stessi e sulla propria vita, anziché cercare di colmare le nostre buche interiori con la presenza di alcune persone. Se hai bisogno di qualcuno, significa che sei in una condizione di facile vulnerabilità, perché la semplice uscita di scena di una donna o di una persona amica potrebbero ferirti in maniera molto profonda e amara. Viceversa, se tu non avessi bisogno di nessuno, le persone accanto a te riuscirebbero a percepire la tua libertà e la tua energia, cioè la possibilità di stare accanto a loro solo perché ti diverte o ti fa stare ancora meglio. In questa situazione loro avvertiranno e percepiranno che avrai una vita piena di soddisfazioni e ricca di emozioni. Come puoi sviluppare questa indipendenza? Anche in questo caso l'unica soluzione prevede di arricchire la propria vita e la propria personalità. Più nutri la tua mente, più ti dedichi a te stesso, più investi sulla tua persona e meno bisognoso sarai di avere altra gente attorno. Adesso mi fermo, altrimenti gli hater mi insultano e mi scrivono: ma allora questi consigli vanno bene per diventare un lupo solitario oppure un eremita? No, sto rimarcando una sottile differenza. Quando tu hai bisogno di qualcuno, significa che da solo ti senti debole, insicuro, incompleto, spaesato e sofferente. Pertanto potresti andare alla ricerca di qualcun altro per avere soltanto un po' di conforto e rassicurazione. E se questa persona che stai cercando fosse proprio una donna, lo avvertirà e percepirà immediatamente. Di solito in queste situazioni, appena lei prende un po' le distanze oppure non risponde subito ad un messaggio, l'uomo perde la bussola e finisce nel panico. Un uomo di questo tipo non è forte e non è ben visto dalle donne, anzi è visto come debole e appunto non in grado di dare sicurezza e protezione. Proprio per questo dovresti imparare ad apprezzare di più quello che hai, a valorizzarlo e aggiungere giorno dopo giorno un nuovo tassello alla tua vita.